Ok, mi chiudi la porta, per favore. Allora, vediamo un po'. Proprietà fondamentale delle frazioni, ok? Questa è estremamente importante, ragazzi. Attenzione qua. Dunque, moltiplicando o dividendo numeratore e denominatore di una frazione per un numero diverso da zero, si ottiene una frazione equivalente a quella data. Chiaro? Questa è la proprietà fondamentale delle frazioni. L'abbiamo visto nella lezione precedente, quando abbiamo visto le frazioni equivalenti, ok? Guardate, prendiamo 2/3, ok? Consideriamo questa frazione 2/3. Se io considero questa frazione 2/3, che cosa faccio? Prendo il mio intero, questa naturalmente è una frazione propria, prendo il mio intero, che è questo qui rosa, lo divido in 3 parti, vedete, e ne prendo 2. Eccolo qua, questi sono i 2/3, ok? Scusate, facciamo una cosa di questo genere. Questi sono i 2/3, cancelliamo questa qui rosa. Ok, grazie. Vedete? Questi sono i 2/3. Ora, se io moltiplico numeratore e denominatore per 2, cosa ottengo? 2 per 2, 4, 3 per 2, 6, 4/6. 4/6, cosa mi rappresenta? Ma è abbastanza semplice ottenere 4/6. Guardate, taglio così, cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che adesso l'unità frazionaria è 1/6. Vedete che sono lo stesso intero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, diviso in 6 parti, ne prendo 4. Ma fondamentalmente non tratteggio niente, perché? Perché in effetti, vedete, considerando i 2/3, cioè questa fetta qua e questa fetta qua, questi sono i 2/3, questi rappresentano i 4/6, vedete che è la stessa quantità. Quindi, moltiplicando per 2 numeratore e denominatore, io ottengo una frazione equivalente a quella data, 2/3 equivalente a 4/6. Se volete la prova, 3 per 4, 12, 2 per 6, 12. Lo stesso discorso moltiplicando per 3, guardate, e prendendo anche una frazione impropria, 5/4. Moltiplico per 3, 15/12. Va bene, sono qui a cancellare. Questa era il mio tiramisù, diviso, ne devo prendere 5/4, quindi lo divido in 4 parti, 1, 2, 3 e 4, prendo questa fetta tutta quanta, questa, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, mi serve un'altra tiramisù perché questa è una frazione impropria, anche questo diviso in quarti e ne prendo 1, 5/4, vedete? Adesso, se io moltiplico per 3 15/12, quindi devo considerare 15/12 perché ho moltiplicato per 3 numeratore e denominatore, che cosa faccio 15/12? Basta dividere longitudinalmente, vedete così, con linee orizzontali, 2 volte. Vedete che a questo punto io ho diviso tutto in, cioè il mio tiramisù è diviso in 12 parti. 3, 6, 9, 12. E ne devo prendere 15, quindi mi serve un altro tiramisù diviso in 12 parti. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12. Vedete che la parte tratteggiata è la stessa. Quindi, 15/12 equivalente a 5/4. La prova, anche qui, 5 per 12, 60, 4 per 15, 60. Chiaro? Chiaro, quindi io naturalmente vale anche il contrario, 15/12 è equivalente a 5/4, dividendo 15/12 per 3. Ora, questo ci porta a fare una piccola considerazione che è questa, prendiamo la frazione 120/150, capite che 120/150 è una frazione piuttosto, cioè dovrei prendere un tiramisù, dividerlo in 150 parti e prenderne 120. Insomma, sono numeri piuttosto impegnativi, diciamo, Quindi, che cosa facciamo? Siccome io so che moltiplicando e dividendo numeratore e denominatore per una stessa quantità diversa da zero, il risultato non cambia, ottengo una frazione equivalente. Vabbè, dividiamo numeratore e denominatore per un numero, per un divisore comune. Quale potrebbe essere? Beh, 10 di sicuro. Ottengo 12/15. Ma 12/15 hanno divisori ancora in comune? Beh sì, 3, quindi divido sia numeratore che denominatore per 3, 4/5. Vedete che 4/5 è una frazione molto meno impegnativa di 120/150. Ma siccome sono partito da qui e sono arrivato a 4/5, dividendo numeratore e denominatore sempre per lo stesso numero, cosa ho ottenuto? Ho ottenuto una frazione equivalente, cioè uguale. Tant'è vero che se volete la prova, guardate. Se io faccio 120 per 15, 150 per 12, 120 per 5 e 150 per
4 ottengo 600, quindi sono equivalenti. Lo posso verificare anche facendo la divisione. Guardate, 120 150, 120 diviso 150 08, 4 diviso 5 08, vedete che anche come numero è la stessa frazione. Chiaro? Attenti, questa è la cosa importante, una frazione si dice ridotta ai minimi termini, e guardate ragazzi che questo è estremamente importante, quando numeratore e denominatore sono primi tra loro, cioè l'MCD tra denominatore e numeratore uguale a 1. 4 quinti, posso dividere ulteriormente, io sono ero partito da 120 150, posso dividere ulteriormente? No! Perché non c'è nessun divisore comune tra 4 e 5 tranne l'1. Quindi vedete, questa frazione 120-150 non è ridotta in minimi termini. Dividendo piano piano fino ad arrivare a 4 quinti ho ottenuto una frazione ridotta in minimi termini. Questo è quello che dovremo sempre fare. Quando avremo a che fare con frazioni, con espressioni, con problemi con le frazioni, una buona politica è sempre quella di ridurre la frazione in minimi termini. Ci saranno dei casi particolarissimi in cui magari, ma è sempre una buona politica, ridurla in minimi termini. Ma perché? Provate a pensare di avere a che fare con 120 150 e con 4 quinti. Cavolo, è più facile avere a che fare con numeri più piccoli. Chiaro? E adesso nella prossima lezione vi faccio vedere i tre modi per ridurre una frazione in minimi termini.